tarmac's warm, pavement is great safety. There's no one seen a beetle with rapist around lately. Summer's what we seem to remember. Sandra Avezzani, la nostra grande direttrice, dico grande perché avere delle idee tipo queste, di realizzare questi talent show, anche così delle cernite di ragazzi che sono dei ragazzi promettenti, e farlo qui sul locale, quindi radicati sul territorio e tra i carrelli della spesa, quindi con il pubblico vasto, credo che sia già un bellissimo approccio che il vostro centro commerciale ha scelto già da molto tempo, anche la filosofia degli GD, gli spazi da vivere. Ma devo dire veramente che questo è un progetto, come dire, che nasce centralmente, quindi grazie ai GD, grazie alla, come dire, alla filosofia di questa società di gestione, che in realtà credo abbia colto con grande intelligenza la spendibilità di un progetto rivolto ai giovani e spalmato sui territori dei centri commerciali più importanti della rete nazionale. Intanto la filosofia di questo progetto, che è volutamente di non andare in TV a cercare dei talenti, ma di andare a farlo nel vissuto, quindi tra i carrelli della spesa di un normale centro commerciale, che solitamente è un non luogo, che però può diventare luogo non solo degli acquisti ma anche delle idee. Il secondo punto è il target, che chiaramente sono i giovani, e guarda caso giovani che devono trovare una loro strada, quindi c'è tutto questo, come dire, questa idea di artisticità che viene messa in gioco, e quindi credo che il valore non sia tanto chi vince ma proprio il percorso che porterà i più talentuosi ad arrivare alla finale. Cibo è diletto per il corpo ma anche per la mente, e poi ci saranno tante altre belle iniziative da qui a Pasqua, qui al Centro Lungo Savio di Cesena. Sì, tra l'altro proprio in questo periodo si sta realizzando una iniziativa, una campagna commerciale che si chiama Raddoppio il valore del tuo acquisto, che è una campagna commerciale che si sta realizzando su tutto il territorio della Romagna, quindi coinvolge non solo Lungo Savio ma anche gli altri centri commerciali di grande significato, quindi l'Est di Ravenna, le Maioliche di Faenza, il Malatesta di Rimini, e permette di acquistare a un costo di 5 euro dei buoni che poi hanno un valore commerciale il doppio, di 10 euro spendibili nella galleria dei centri. Altre iniziative brevi che a breve metterete in campo? Allora, intanto ci sarà la Pasqua, quindi ci sarà il 19, l'apertura di questo uovo gigante, quindi diciamo che... A che ore? Alle 16. Tutti invitati? Tutti invitati, ovviamente, vabbè, ma poi devo dire che insomma è la diversità, no? Non a caso il payoff di GD è spazi da vivere, no? Quindi negli spazi da vivere poi ci sta tutto, no? Ci sta la ludicità, ci sta l'interculturalità, ci sta il bisogno soprattutto di comunicare, che credo sia sempre comunque la base da cui partire per far girare i nostri centri, insomma. Oggi è stato una doppia emozione, una doppia esperienza, perché il talent, come l'avevamo già iniziato a interpretare noi come ECIPAR CNA, era partito in un certo modo ma si è evoluto già in pochissimo tempo. Questa volta ho fatto il giudice, quindi mi sono calato proprio e mi sono dovuto proprio concentrare anche sentendo proprio le qualità canore e artistiche dei ragazzi che partecipano appunto a questo talent dell'MA Europe. La cosa interessante appunto è che abbiamo creato il look, abbiamo curato il look per ogni artista come gruppo dei giovani, nostri giovani talenti dell'ECIPAR, e la nostra maestra, la nostra Katia Guerra, che lei è la vera responsabile che cura la preparazione dei giovani, direi che è stata talmente brava, perché non posso dire, è la mia collega, tanto di cappello, perché è stata veramente brava a preparare i nostri ragazzi. È una grande occasione per i giovani, proprio per dare spazio alla loro creatività, e proprio anche in un momento storico come questo, cioè per me è molto importante perché
fare vedere che insomma il giovane esiste e ha voglia di fare, non è vero che il giovane non ha voglia di fare, di lavorare. Io sono qui per ascoltare. Inseguimenti, paure, bisogno d'affetto, vuoto incolmabile, nazione allo sbaraglio, di vario ricchi e poveri. Adesso è che con la TV, in particolare certi programmi TV, come dicevo anche stasera, si pensa che il canto sia questa esternazione esagerata, esasperata di tutta la tecnica vocale possibile e immaginabile, dimenticando che invece il canto è espressione dell'anima, quindi può essere anche un sussurro, purché quel sussurro sia vero. Incollare la propria voce veramente alla propria personalità è difficile, perché oggigiorno pare che il cantante debba essere tutta una ridondanza pazzesca, quando invece sappiamo che i grandi sono stati, come dicevamo, anche il Battisti. Non è tanto il livello vocale quanto ho trovato quello che trovo difficile magari individuare, quello che nonostante tutto, nonostante tutti, nonostante le mode eccetera, riesce poi a portare la sua personalità avanti insieme alla sua voce. Poi sono una fautrice di questa intromissione della cultura, dell'arte nella vita di tutti i giorni, perché c'è bisogno di rieducare la gente a questo. Certo, sarebbe più bello se la scelta delle canzoni fosse un po' più particolare, perché così appunto questa intromissione tra i carrelli sarebbe ancora più efficace. Come si è svolta oggi la finale? Allora, ogni tappa è composta da due giornate, il sabato e la domenica. Noi giriamo i maggiori centri commerciali del gruppo IGD d'Italia e tutti coloro che si sono iscritti, l'iscrizione si può fare sul nostro sito internet da gratuita, che è www.z-talent.it. Tutti coloro iscritti si esibiscono nella giornata di sabato. Poi c'è ovviamente, per ogni tappa c'è una giuria di qualità che dà una votazione. I primi 10 con il punteggio più alto hanno la possibilità poi di esibirsi nella giornata di domenica
oggi abbiamo il vincitore qua. E quindi anche nella giornata di domenica c'è anche qui una giuria e praticamente tutti quelli della domenica poi entreranno nella classifica generale. Ovviamente chi ha il punteggio più alto ha poi la possibilità di arrivare alla finalissima che si terrà poi a Bologna all'incirca alla fine di novembre. I consigli che la giuria fornisce, io tra l'altro sono reduce della selezione anche dell'anno scorso, per cui non è la prima volta che ho scelto di mettermi in gioco su questo palco, su questa esperienza formativa, e sono poi i consigli che diventano consigli di vita per la crescita dell'artista, perché senza la critica, senza il lavoro da fare, noi artisti facciamo anche fatica a trovare dei punti su cui migliorarci, per cui ben vengano i consigli, ben vengano le critiche che fanno solamente crescere. We only say goodbye, we worked hard at 100 times. You go back to earth and I go back to believe.